Allora, direi che possiamo cominciare. Buonasera, buonasera a tutti. Siete non sorprendentemente numerosi e per questo avevamo previsto il sistema della prenotazione. Papa Giulio III, quando ha progettato la villa, non immaginava che insomma avremmo fatto conferenze con tale successo, altrimenti avrebbe commissionato ai suoi numerosi architetti qualcosa di più adeguato a occasioni importanti come questa. Questa è la dimostrazione che la cultura ha il suo potere attrattivo in tutte le forme possibili, lo stiamo sperimentando con i diversi cicli di conferenze che abbiamo avviato ormai da diversi mesi e con le iniziative che il museo sta cercando di promuovere per costruire intorno a questa realtà una comunità stabile, attiva, partecipante, che è composta ormai in maniera stabile da abbonati che tornano e ritornano al museo. Abbiamo cercato di dimostrare con l'introduzione lo scorso luglio dell'abbonamento che la misura della qualità dei musei non è data esclusivamente dal numero di biglietti staccati, ma dal desiderio di ritorno. Le persone devono voler tornare nei musei per motivi diversi, uscirne arricchiti, ma con la curiosità di voler tornare ad imparare, a conoscere, a scoprire o anche semplicemente a sedersi su una delle nostre panchine a godere il panorama e la bellezza che questo luogo ci restituisce in ogni suo scorcio. Il patrimonio è intorno a noi, sotto i nostri piedi, ai nostri lati e sopra le nostre teste. A volte si rimane stupiti alzando lo sguardo e vedendo quanto questa sala, magari non comodissima, non amplissima, sia comunque un pezzo fondamentale della nostra storia. E proprio noi stessi, alzando lo sguardo sopra le nostre teste durante le numerose visite che cerchiamo di organizzare all'interno del nostro museo, abbiamo cominciato ad apprezzare un ciclo di affreschi indubbiamente noto, oggetto già di studi, insomma ha la sua rarità, non è unico, come apprenderete questa sera ha una replica nei palazzi apostolici, ma effettivamente visto con occhi di archeologi attenti, sensibili anche a quanto dell'antichità il Rinascimento ha recuperato e merita di essere valorizzato in luoghi reinventati come luoghi della cultura, ci hanno portato a costruire questo ciclo coinvolgendo il massimo maestro della topografia romana vivente, il professor Filippo Coarelli, vivente sebbene emerito, per a Roma non si dice. Flavio Biondo, maestro di topografia dell'umanesimo, aveva file paragonabili a quelle di Coarelli di fuori alle sue lezioni organizzate alle 6 del mattino a Sant'Ivo alla Sapienza. Coarelli può... Non glielo suggerisco, però potremmo programmare orari affini in modo da superare le nostre problematiche. C'è un problema di conto terzi con il nostro personale. Insomma, il tema della topografia romana è un tema di grandissimo interesse, oggi declinato su un fronte indubbiamente meritevole di ulteriore attenzione, quello della topografia del Rinascimento, che in Villa Giulia ha particolare rilevanza anche per quello che Papa Ciocchi del Monte ha cercato di costruire realizzando questa villa e strutturandola in modo da perseguire un progetto topografico, ideologico e architettonico di assoluto rilievo che si estendeva ben oltre questo spazio e si allungava in tutti quelli che erano i possedimenti che la famiglia del Papa deteneva fin dagli inizi del Cinquecento tra il Tevere, la collina del Valentino, l'area fuori Porta del Popolo. Di tutto questo sentirete dire molto, conoscerete una topografia delle antichità di Roma nel Rinascimento e non solo, lo ascolterete
da un maestro davvero incomparabile, e io sono fra quelli che faceva la fila anni fa per ascoltare le sue lezioni planetarie, e oggi sono orgoglioso che grazie ad una sua allieva, la nostra conservatrice Maria Paola Guidobaldi, curatrice di questo ciclo, si sia potuta offrire questa opportunità al nostro pubblico. Prima di passare la parola alla dottoressa Guidobaldi, ci tengo a darvi qualche indicazione sui nostri programmi, in modo tale che il pubblico nuovo che abbiamo raccolto grazie a questa iniziativa sappia che vi è molto altro ancora che può giustificare un suo ritorno al di là di questo splendido ciclo che si estenderà fino a giugno. Uno dei cicli più importanti che ci vede attivi fin dallo scorso novembre è Storie di persone e di musei. Stiamo dando voce a 42 realtà museali civiche distribuite su 3 regioni, Lazio, Umbria e Toscana, che dallo scorso 7 novembre almeno 2 volte a settimana si alternano raccontando la loro storia da una prospettiva inedita, quella delle persone intese come fruitori, intese come curatori e responsabili di quei presidi culturali territoriali che sono i nostri musei in tutte le loro forme. Abbiamo scelto di dare voce alle realtà fra virgolette più piccole, ma abbiamo avuto il racconto di musei come quello di Cortona, di Orvieto, di Todi, che tutt'altro che piccoli sono. E è un modo questo per utilizzare un luogo della cultura per promuoverne altri in un sistema, in una rete di cui il Museo di Villa Giulia è rappresentativo, in quanto si tratta di luoghi che hanno un loro legame più o meno diretto con il nostro museo, che alle sue origini rappresentava una regione più estesa dell'Etruria propria. E questo ciclo proseguirà fino al 18 di maggio, e le prossime conferenze sono già questo giovedì e venerdì. Giovedì avremo il Museo di Bolsena, venerdì avremo il Museo di Montelupo Fiorentino, e davvero è un'occasione importante da cogliere. Io stesso sono responsabile di un ciclo molto fortunato, Gli Etruschi senza mistero. Siamo arrivati però alla fine, l'ultima conferenza sarà il 19 di aprile. Chi di voi vorrà unirsi, abbiamo un problema affine di spazi non così rilevante, però sappiate che ci sono queste iniziative in tavola che vi aspettano. Io stesso, come sto facendo da tempo, da quando abbiamo istituito l'abbonamento, offro delle opportunità esclusive di conoscenza del museo, visite guidate con il direttore. La prossima sarà sabato 28 di aprile, nel primo pomeriggio, devo decidere l'orario, 14:30, sarà anch'essa per ovvie ragioni limitata e su prenotazione, quindi se vi siete abbonati, avete rilasciato la vostra email, conoscerete le modalità di partecipazione che prevedono la necessità di scaglionare il pubblico, se non altro perché siamo umani e oltre un tot non arriviamo. Non rubo altro tempo, vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola alla dottoressa Guidobaldi. Allora, ovviamente appunto è già stato detto molto del professor Corelli, e io sono particolarmente felice e onorata di averlo qui, appunto essendo sua allieva dagli inizi degli anni Ottanta, e quindi abbiamo... Sono stata sopraffatta dall'emozione, quindi una vita veramente in comune. E ovviamente è un maestro di topografia, di tante cose, appunto come abbiamo scritto la sua sapienza è veramente multiforme come la mente di Odisseo e spazia tantissimi campi, però la topografia romana è forse il filone appunto di studi più consistente e più corposo.
Abbiamo pensato, appunto, poi tra le tante cose, appunto, che forse non tutti sanno, appunto, nella sua carriera lunghissima, anche 3 lauree o 4 honoris causa, da 5 Paris la Sorbonne, Clermont-Ferrand, Toulouse, quella della Finlandia di Oulu. Gli Opisto, sì, e poi la Sorbonne. Sì, Paris la Sorbonne, quindi veramente, poi anche membro dell'Accademia di Vincennes, naturalmente. E ha avuto anche l'onorificenza dal presidente Ciampi, mi sembra, era Ciampi, sì, e come benemerito della cultura. Poi la sua produzione scientifica è sterminata, ero stata tentata di riproporgli una sorta di scherzo che ricordo aveva fatto il Raymond Chevalier a Perugia nel presentarlo quando c'erano ancora le stampanti, quelle ad aghi, con i fogli a fisarmonica, con la stampa di tutta la bibliografia, quindi avremmo riempito veramente questa sala, però ho evitato anche per risparmiare carta soprattutto. Quindi l'idea naturalmente di dedicare questo ciclo, come diceva il direttore, al ciclo di affreschi di Villa Giulia e ai 7 colli che decorano appunto una delle stanze più strepitose del piano nobile, è venuta proprio appassionandosi da archeologi all'interno di questo contenitore magnifico di una collezione straordinaria, quella etrusca. Tiene un po' in ombra, diciamo, il contesto, l'involucro appunto di questa collezione. Ci siamo accorti che le persone passano senza notare, senza guardare, un po' non è spiegato, e questo certamente cercheremo di sopperire con una adeguata segnaletica scientifica di riferimento, però si è talmente in qualche modo abbagliati dall'insieme delle collezioni che quello che già di per sé potrebbe essere un luogo da visitare esso stesso, un monumento, passa assolutamente sotto silenzio. Quando poi da archeologi si inizia a guardare il dettaglio dei singoli pannelli che riproducono questi 7 colli con Villa Giulia come 8° colle, da archeologi si colgono magari delle cose che agli storici dell'arte sfuggono, e quindi chi meglio del professor Quarelli può essere, diciamo, attivato in questa direzione per andare al di là di quello che all'apparenza è rappresentato. Io, appunto, a noi avrebbe fatto piacere avere oggi come lezione introduttiva Alberta Campitelli, che è la storica dell'arte che ha legato il suo nome anche allo studio di queste pitture, che purtroppo per impegni precedenti non ha potuto essere presente, ma lo sarà sicuramente in seguito, e quindi potrà essere coinvolta magari nelle discussioni, nel dibattito. Quindi io non mi sostituisco assolutamente in nessun modo a una cosa introduttiva, è semplicemente per richiamare adesso con qualche immagine alla memoria per chi già lo conosce, o per dare degli spunti che poi potranno essere colti stando già qui, ovviamente dal vivo, visitando gli spazi, un minimo di inquadramento complessivo per la villa e per le pitture che qui vediamo riprodotte. Appunto, abbiamo utilizzato più che l'immagine reale una foto del plastico che in questo momento peraltro è in una mostra sul Rinascimento italiano a Pechino, quindi non lo potrete vedere sopra, che però ci permette di afferrare meglio, rispetto al camminare realmente negli spazi, tutta l'architettura e la posizione proprio della villa all'interno di un paesaggio che purtroppo naturalmente adesso è completamente perduto. La villa infatti era situata all'interno di una proprietà proprio della famiglia Ciocchi del Monte, che è quella a cui appartiene il Papa Giulio III, Papa tra il 1550 e il 1555, e che era un possedimento molto vasto che comprendeva varie sezioni: la Vigna Vecchia, Vigna del Monte, Vigna Bassa, Vigna del Porto e Vigna Giulia. Si trovava immediatamente fuori, vi devo vedere, scusate un attimo, ecco, perché non mi va avanti? E la freccia di destra. Con questa qui, ecco. Ecco, in questa veduta si afferra meglio e si apprezza meglio la disposizione dell'architettura complessiva dell'edificio, che si colloca all'interno di un paesaggio estremamente, qui schematizzato ovviamente nel plastico, comunque rigoglioso, della stretta valletta che è delimitata dalle pendici appunto della collina dei Parioli. Naturalmente la vegetazione, dai racconti che noi sappiamo, soprattutto dalle lettere dell'Ammannati, che è uno degli architetti che lavora al cantiere di Villa Giulia,
parla addirittura di 36.000 specie arboree diverse e con una disposizione fantasiosa e fantastica che serviva proprio per creare ad ogni passo degli scenari degli scorci diversi. Qui è simboleggiata naturalmente, però possiamo immaginare appunto la villa costruita in una posizione topograficamente predeterminata, però con un elemento ulteriormente fortemente condizionante, questo poi ci torniamo indietro, e cioè il fatto che nel punto in cui è stato costruito il ninfeo c'era, arrivava in quel punto l'acqua Virgo, cioè l'acquedotto costruito da Agrippa per alimentare le sue terme nel campo Marzio nel 19 a.C., giusto? non dico sbagliato. Diventa, secondo me, è un elemento ancor più condizionante rispetto alla posizione obbligata, lunga e stretta. Quindi si crea questa architettura che in infilata prevede una serie di sequenze assiali, di giardini, di portici, di logge, che in qualche modo cerca di orientare e di organizzare anche il resto della natura, anche un po' selvaggia, un po' casuale, che si dispone attorno, senza però che l'architettura riesca mai ad avere completamente il sopravvento, perché la natura riaffiora anche all'interno del ninfeo, nell'acqua, nei platani che vengono piantati comunque all'interno. Papa Giulio, con questa costruzione, la realizzazione di questa sua villa residenziale privata, che non era un edificio vaticano, anche se poi si scopre che lo fa con i fondi della Curia Apostolica, però di fatto era una residenza privata, in qualche modo intende rivaleggiare con la famiglia Medici, che l'eco della cui impresa della costruzione di Villa Madama, opera di Raffaello, non si era ancora spenta. Quindi si crea una sorta di competizione a distanza. A sua volta, tra l'altro, la stessa Villa Madama era stata una risposta da parte della famiglia Medici alla realizzazione della Villa Chigi alla Farnesina, no, alla Lungara, la Farnesina alla Lungara. Quindi inizia un po' questa gara, e sempre con il riferimento alle architetture, visto che siamo nel Rinascimento con tutta la riscoperta dell'antichità, Vitruvio, delle ville romane considerate l'exemplum in qualche modo da riproporre. E è stato visto nella scelta di Papa Giulio di attribuire a Michelangelo, che purtroppo ormai vecchio potette avere un ruolo di, diciamo, sovrintendente dei lavori e di revisore dei progetti dei vari artisti, architetti che erano stati chiamati appunto dal Papa, anche in questo una sorta di competizione con la versione, diciamo, di Raffaello di Villa Madama, se questo può essere anche un indirizzo. Michelangelo quindi certamente funzionò da supervisore, ma i veri architetti ai quali poi va scritta, diciamo, la paternità del progetto, con anche delle differenze ed impostazione, sono fondamentalmente il Vignola per la parte del palazzo, quello in cui ci troviamo, e del giardino, del primo cortile circolare, con il primo cortile rettangolare con però il magnifico emiciclo, e poi dell'Ammannati per la loggetta e il ninfeo. Mentre poi appunto per gli aspetti decorativi, lo vedremo successivamente, ma appunto è fondamentalmente la bottega di Prospero Fontana. Ecco, qui ci sono alcune vedute, ma il ninfeo poi basta che vi affacciate e lo potrete meglio apprezzare dal vivo, però appunto è nel punto in cui affiora l'acquedotto Vergine, che alimenta questa fontana, il primo teatro d'acque scenograficamente costruito, che però Giulio III, che era anche un papa, diciamo, molto attento al volgo, al popolo, e quindi faceva cose anche proprio per la pubblica utilità, dalla diramazione che va proprio sulla Flaminia, appunto fa realizzare la fontana all'incrocio tra la via Flaminia e la via dell'Arco Scuro, che è poi l'attuale via di Villa Giulia, che poi, per come la vediamo adesso, è completamente abbastanza, insomma, modificata rispetto all'aspetto originario, che invece è riprodotto in una delle vignette, chiamiamole così, della Sala dei Sette Colli, quella che si presenta come ottavo colle, cioè quella in cui il Papa pone la sua residenza
vis-à-vis con quella esquilina in cui c'è una residenza imperiale che probabilmente nell'immaginario di quel momento doveva essere la Domus Titi, visto che c'era il rinvenimento del gruppo dell'Aucoonte, e quindi si pone come tra virgolette ottavo re di Roma, comunque ottavo colle, Villa Giulia, con tutta la sua magnificenza. Qui, come è stato appunto riassunto, la fontana, che peraltro è costruita con il peperino spogliato dal Tempio di Serapide del Quirinale, Tempio di Serapide che poi ritorna nella vignetta del Quirinale. Quindi sono rimasti solo pochi elementi originari perché nel tempo è stato modificato, però appunto l'impressione di come la villa si doveva porre rispetto al paesaggio del tempo è proprio abbastanza fedelmente riprodotta nella vignetta, che ci dà una fase di lavori ancora un po' in corso, però lì sono accentuati quegli elementi che erano considerati caratterizzanti della villa, quindi questa insistenza sulla vegetazione, le palme, così, è proprio perché effettivamente la grande cornice paesaggistica è quella che fece proprio definire la villa l'ottava meraviglia del mondo, e che lo stesso Ammannati, quando scrive nelle lettere, dice è una cosa strepitosa, descrive i vari vialetti, cespugli, pergole, scorci che si aprivano all'improvviso, luoghi di sosta, appunto in un paesaggio appunto completamente adesso inafferrabile, completamente diverso, esattamente come è spoliato di tutti gli arredi il magnifico cortile centrale, di cui, ecco, adesso vediamo, questo era un particolare delle statue del Ninfeo, e un tratto proprio dell'acquedotto dell'Acqua Virgo che è stato messo in luce durante dei lavori fatti quasi casualmente dalla soprintendenza dell'Etruria Meridionale, come si chiamava al tempo, per impermeabilizzare alcune strutture, che ha permesso di capire che lì non era una diramazione, una canalizzazione, ma era proprio il punto, perché quello è un pezzo di muratura autentica. Ecco il cortile come si presenta oggi, ma al tempo di Papa Giulio era naturalmente un tripudio di sculture che tra l'altro, proprio perché venivano alla luce in continuazione, comportavano anche quei continui aggiustamenti progettuali definiti spesso dei capricci da parte di Papa Giulio, che stava molto, diciamo, dietro al cantiere, imprimendo il suo gusto. Ecco, da un punto di vista invece degli apparati decorativi, al cantiere di Villa Giulia hanno lavorato tantissimi artisti. La tendenza critica attuale è quella di ritenere che il sovrintendente, diciamo il direttore dei lavori complessivo, sia stato Prospero Fontana, con una ricchissima bottega di artisti le cui mani sono molto difficili ovviamente da riconoscere, salvo su questo pare i critici, gli storici dell'arte non abbiano delle divergenze d'opinione, Taddeo Zuccari, al quale viene attribuito quasi unanimemente questa sala, quella in cui ci troviamo, che è la sala cosiddetta della fortuna, e la sala corrispondente al piano superiore, che è la sala delle arti e delle scienze, che poi ospita la collezione degli ori castellani. Ora qui il programma iconografico complessivo sembra ispirato in larga parte da Annibal Caro, l'umanista, traduttore delle Eneide di Virgilio, della poetica di Aristotele, ma soprattutto degli amori pastorali di Daphne e Chloe, che quindi sono di longosofista più o meno della metà del III secolo d.C., che ha quindi tutta questa impronta bucolica e diciamo di una mitologia della natura, però, perché in effetti tutti i temi che vengono qui a più riprese evocati sono quelli, diciamo, dei boschi, del tempo, delle stagioni, non ci sono riferimenti a miti complessi, cioè alla mitologia, diciamo, quella articolata, che poi può dare, delle chiavi di lettura o di interpretazione piuttosto complicate. E anche l'uso dell'emblema della famiglia Ciocchi del Monte con i tre monti viene usato in modo puramente decorativo, con questi riferimenti ai boschi, alle montagne e a paesaggi, diciamo, che nelle pitture romane chiameremmo di tipo idillico sacrale. Qui in questa sala, che ha la stessa struttura
per quanto riguarda la partizione dell'altra sala, quella nord, che ospita attualmente il bookshop, la parte in stucco e la partizione generale delle specchiature è opera di Federico Brandani. E qui appunto gli unici elementi religiosi sono proprio negli stucchi, con in questa sala le tre virtù teologali, che sono appunto qui è la fede, la carità, e quella non è una virtù, quella è la religione, con le leggi del decalogo, insomma i 10 comandamenti dati da Dio a Mosè sul Monte Sinai, e qui la speranza, dove tra l'altro appunto con questa fuoriuscita delle figure dalle cornici dei tondi c'è già una prefigurazione della spazialità barocca. All'interno però di questi scomparti Taddeo Zuccari inserisce delle scene che sono generiche, appunto questa è una danza di ninfe con intorno a Diana in un bosco, e si intuisce la figura di Mercurio, il tradizionale accompagnatore delle ninfe, sullo sfondo si vede il carro del sole, quindi comunque il tempo, il giorno, e la figura curva è proprio probabilmente il tempo. Nell'altro pannello, sì, questo qui, quello alla mia destra, mi confondevo tra destra e sinistra guardando tra il monitor, e sono comunque ninfe e putti sempre in un ambiente diciamo di paesaggio silvestre. Poi abbiamo appunto sempre riferimenti mitologici, il bagno di Callisto, una delle ninfe del corteggio di Diana, che appunto Diana fugge con orrore perché scopre che la ninfa è incinta e quindi naturalmente ha violato quello che è il principale voto delle fanciulle del suo seguito. Poi Callisto verrà appunto trasformata in orsa, ferita, poi in orsa maggiore. E dall'altra parte abbiamo il trionfo di Venere, quindi appunto la dea Venere e le ninfe che comunque appunto giocano con gli attributi, la faretra e le frecce di Eros. Al centro appunto, perché sala della fortuna? Perché l'impresa appunto di Papa Giulio, che fa da perno insieme alle virtù teologali, è la fortuna che afferra l'occasione con il ciuffo per i capelli e che ritorna in modo pressoché analogo nell'altra sala a significare nel suo complesso che solo l'uomo virtuoso è in grado di praticamente cogliere l'occasione, quindi avere la fortuna. Sono tutti questi giochi un po' cervellotici propri del periodo rinascimentale. Nell'altra sala, appunto, che non è più di Taddeo Zuccari, però ripete, quindi qualcuno della bottega di Prospero Fontana non meglio identificato, troviamo sempre un ambiente, qui è più caratterizzato nell'ambito dionisiaco, però sono sempre paesaggi silvestri e bucolici, con amorini e ninfe che fanno un banchetto all'interno di un bosco. Nell'altro c'è invece proprio il banchetto degli dei, e qui cominciamo a vedere queste incursioni di iconografie ispirate a rinvenimenti, diciamo, archeologici del momento, perché questa appunto è l'iconografia ripresa dalla statua del Nilo che era stata trovata pochi anni prima, al tempo di Leone X, presso Liceo Campense in via del Piedimarmo, e ritroviamo questa iconografia ribaltata o a destra o a sinistra in tutte le immagini di fiumi, e anche volendo nella vera e propria statua del Tevere e dell'Arno, che sono del Ninfeo. Qui poi c'è il trionfo di Venere e il trionfo di Bacco. Anche in questo caso vedete la figura è grosso modo la stessa iconografia, con tutto il fiume che sgorga. E poi appunto il grande emiciclo con il bellissimo grillage, con la volta e illusionistica, con amorini vendemmianti e poi animali e sotto tutta una serie di grottesche, attribuita a Pietro Venale da Imola, che era proprio specializzato in questo genere di composizioni. Villa Giulia l'abbiamo già intravista, diciamo, per quanto riguarda la fontana, e ci porta in qualche modo al piano superiore. Questo l'abbiamo, vediamo, ecco, in cui appunto nella sala dei sette colli
qui io li ho disposti così come poi li potrete, poi se riusciamo a fare un salto, dipende dal tempo, e a vederli dal vivo, ma ci saranno anche altre occasioni, appunto lungo le pareti lunghe vedete da un lato la sequenza di Aventino, Campidoglio e Celio, sui lati corti invece, come dicevo, la Villa Giulia come ottavo colle vis-à-vis con l'Esquilino. E mentre invece sull'altro lato, sul lato est, abbiamo il Palatino, il Quirinale ed il Viminale. Ecco, ognuno di questi è una miniera, appunto, di spunti, di riferimenti a questa topografia che viene vista, cioè topografia antica vista con gli occhi del Rinascimento. Quindi non c'è nessuna volontà di riprodurre i colli così come erano in quel momento. Il caso più emblematico è proprio quello del Campidoglio, che aveva già la conformazione michelangiolesca, ma non c'è nessun interesse, invece si vuole riprodurre il colle come era nell'antichità, però con dei flash di attualizzazione che hanno un senso, evidentemente. Quindi è attorno a tutto questo che cercheremo nel corso delle varie lezioni, colle per colle, intanto con una prima panoramica introduttiva, pendiamo dalle labbra del professor Quarelli. Contrariamente a quello che in genere faccio da ormai 35 anni, credo, cioè queste iniziali lezioni planetarie che si svolgevano appunto all'ex planetario, ma solo il primo anno, che poi hanno continuato indefessamente fino a oggi, perché contemporaneamente sto facendo quest'altra cosa, la quarta lezione sarà la settimana prossima e poi mi dedicherò solo a quest'altra idea di Maria Paola Guidobaldi, che mi farà un po' lavorare perché sono un po' fuori del seminato, nel senso che, oddio, non mi sono mai disinteressato alla storia della topografia antica, anche nel senso ampio della parola, per cui forse riuscirò a partire da questo pretesto che è un po' esile in realtà. Sono sette rappresentazioni delle sette colline che sono quasi simboliche, ovviamente, anche per lo stato delle conoscenze che c'erano nella metà del XVI secolo, da cui vorrei partire. L'idea dei sette colli, che ha avuto una fortuna gigantesca, insomma, è un'idea che è stata molto discussa recentemente ed è probabilmente nient'altro che un'invenzione di Varrone, di lingua latina, lui partendo da questa entità, il septimonsium, che è in realtà una situazione, non come molti continuano a credere, topografica, ma rituale. I sette monti in questione non coincidono affatto con i sette colli della tradizione più recente, che appaiono solo con Varrone, ma sono limitati a una parte molto più ridotta della città, non comprendono l'Aventino, non comprendono il Campidoglio, e quindi il risultato è questa invenzione della tradizione dei sette colli di Roma. Le tradizioni sono quasi tutte inventate in realtà, parzialmente o totalmente. Ora, voi vedete che poi questo ha avuto subito una ricaduta. La moneta che vedete è una moneta celebre di Vespasiano, che rappresenta appunto la Roma, con il Tevere a destra, la Lupa a sinistra, seduta sui sette colli, rappresentati come gli stemmi papali del resto, con queste forme a pan di zucchero. E questa cosa si ritrova anche in statue, ce n'è una trovata a Corinto in cui la statua di Roma è perduta, ma sono rappresentati i sette colli in questa forma, ognuno col suo nome. E naturalmente quello che noi poi ritroviamo anche in queste pitture di cui dovremo parlare. Prima di fare questo però è chiaro che, dovendo dedicare una lezione a ognuna di queste rappresentazioni, a quel momento parlerò non della topografia di ognuna delle colline, perché ci vorrebbero non sette lezioni ma sette anni, ma di così, qual era la conoscenza reale che si aveva alla metà del Cinquecento
di queste aree della città antica e anche di forme ideologiche che sono state costruite. Perché scegliere i sette colli come decorazione di una villa manieristica? Qui siamo ormai in una fase molto avanzata del periodo manieristico, siamo in fondo non molto prima del Concilio di Trento, dopodiché una cosa del genere sarebbe inimmaginabile. C'è il proprietario della villa di Bomarzo, il boschetto, che era un Orsini, vicino Orsini, il quale si preoccupa molto a un certo punto, questa come le ville di Bagnaia, come ovviamente la più bella di queste ville, quella Farnese a Caprarola, erano sostanzialmente delle orge di argomenti pagani, insomma, è inutile negarselo, che era la moda, insomma, che anche il Papa seguiva. Sì, poi ci metteva negli angoli anche qualche elemento religioso, proprio il minimo, virtù, quindi. Ma lo stesso dicevo del boschetto, come lo chiama il suo proprietario, di Bomarzo, aveva scene anche piuttosto osè, era un luogo di piacere, lo sappiamo dagli scritti del proprietario, e quindi quando gli viene detto ci sarà una visita di Gregorio XIII, Gregorio XIII è quello che ha introdotto il calendario gregoriano modificando quello cesariano, quindi un uomo severissimo di grande cultura ma di costumi assolutamente austeri, siamo già alla Controriforma, non parliamo poi di Sisto V, insomma, è ovvio che lui si preoccupa e fa fare alcune modifiche nel giardino, e fra l'altro si vedono che le cose potevano essere più urtanti per il Papa. Non sappiamo però se poi ci andò veramente Gregorio XIII, ma è chiaro che l'atmosfera era cambiata, e insomma, sapete che poi insomma, il rogo di Giordano Bruno era, come dire, pochi anni dopo, insomma, poteva suggerire appunto che era meglio non tralignare da questa che è appunto una controriforma, cioè che in fondo accetta dalla riforma tutti questi aspetti di severità, di esclusione degli elementi pagani. Basta leggere, varrebbe la pena una volta di commentarle. Voi mi potreste dire, ma come, Sisto V ha eretto tutti gli obelischi che c'erano in giro di Roma, quindi doveva avere un rapporto con l'antica? Sì, certamente, se però leggete che cosa ha scritto sopra questi obelischi, insomma, li ha rappresentati come il trionfo del cristianesimo sul paganesimo, cioè sopra ci mette una croce e c'è tutto un lungo discorso che potete leggere ancora sull'obelisco, che so, quello di San Giovanni o gli altri. Quindi è un momento particolare, che è anche un momento fondamentale per la ricerca anche archeologica, storica, mitologica e topografica su Roma antica, e questo comincia, l'inizio c'è con il periodo che noi chiamiamo umanistico, diciamo dai primi decenni del 400. Il momento di svolta coincide esattamente con il ritorno dei papi da Avignone, che così con tanta forza Petrarca aveva richiesto. Petrarca abitato a lungo a Avignone, era stato più in Francia meridionale che in Italia sostanzialmente, e con i due papi, Martino V 1417-1432 e poi Eugenio IV subito dopo, i papi si reinsediano a Roma, e in questo momento nasce veramente un focolaio. I segretari pontifici sono personaggi di grande cultura, come Flavio Biondo, come per esempio Leon Battista Alberti, Ciriaco di Ancona, che sono tutti più o meno segretari pontifici, e poi Poggio Bracciolini, che forse è quello che ci interessa di più. Flavio Biondo è quello che ha scritto il primo manuale di topografia romana, La Roma instaurata, che ha scritto negli anni 30 più o meno del XV secolo, anche se è stato poi pubblicato solo nel 1478, scusate, 71. Ma tra l'altro questi testi sono difficilissimi da recuperare. Faccio una piccola parentesi.
sono stati ristampati fino al 600 in genere alcuni, non tutti, ma una edizione moderna, critica e commentata, non esisteva fino a pochi anni fa ed è, dobbiamo dirlo con il nostro grande disdoro, non è stata fatta in Italia ma in Francia. E in Francia perché in Francia c'è, soprattutto a Parigi ma non solo, una scuola di latinisti che si occupano di latino medievale e umanistico. Ed è proprio in quest'ambito che è nata l'idea di ripubblicare tutti questi testi di umanisti, non solo questi naturalmente, in particolare Leon Battista Alberti, ma anche l'intero epistolario di Petrarca, che è sterminato e che è stato pubblicato in edizioni critiche con commenti straordinari, e fra l'altro appunto anche la Roma instaurata di Flavio Biondo, anche il libro di Poggio Bacciolini, De varietate fortuna, il primo libro in cui lui si occupa di topografia romana in un modo straordinario, molto moderno, e adesso dovranno uscire anche le altre due opere di Flavio Biondo, e io spero che si arrivi almeno fino al Mardiano 1544, che sta proprio subito prima della costruzione di Villa Giulia, che rappresenta una tappa della topografia romana quasi definitiva, che non sarà più raggiunta fino al XVIII secolo. Quindi i nostri studenti sono abituati ormai, e non solo loro, a consultare solo gli ultimi 20 o 30 anni di letteratura, insomma. Quindi, e questo è un dramma, perché in realtà per la topografia romana il manuale di gran lunga migliore, lo Jordan Ulsen, scritto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, insuperato. In tedesco ovviamente. Adesso tutti questi libri sono ovviamente scritti in latino, in un bellissimo latino umanistico che poi è stato dotato di una traduzione francese, insomma, per chi fosse, e sono tutti pubblicati dalle Belle Lettere. Allora partiamo da qui in pratica, soprattutto da Poggio Bracciolini. Io volevo mostrarvi il salto incredibile che rappresenta sul piano culturale verso una forma moderna, insomma. Questo libro, in realtà è un libro sulla varietà della fortuna. Il libro comincia, sono tre libri, solo il primo è stato pubblicato, che ha un rapporto con le antichità di Roma. Praticamente Poggio, che era di Valdarno, che era un grande epigrafista, il primo che ha fatto una silloge delle iscrizioni romane nel 1403, è il più grande scopritore di codici antichi latini, ma anche greci. Lui sapeva il greco, l'aveva studiato con uno dei reduci Crisolora, che veniva ovviamente da Costantinopoli. Quasi nessuno sapeva il greco in quell'epoca, lui sapeva perfettamente, ha fatto edizioni di testi greci e latini, ma insomma è quello che ha scoperto a Monte Cassino il frontino di acquedotto e tantissimi altri codici. Era soprattutto quindi uno scopritore di testi antichi, che però commentava, leggeva, spesso gli originali che lui ha trovato sono perduti e noi abbiamo solo la sua trascrizione, che è una trascrizione perfetta, essendo lui appunto un grandissimo filologo. Comunque in questo libro lui a un certo punto dice, poco prima della morte di Martino V, quindi intorno al 1430, si reca con un suo amico sul Campidoglio. Campidoglio è al centro di tutte queste ricerche, come vedremo, e si siedono, vanno a cavallo, salgono su, si siedono su, dice, un'immensa soglia che era in situ, forse era la soglia del Tempio di Giove Capitolino, tra l'altro, e Templi Marmorium Limen. E comincia questo Antonio Lusci, che è il suo amico, anche lui grande filologo e latinista, cominciano a discutere guardando le rovine di Roma. E guardando questo dice, ma che disastro, insomma, di pensare la grandezza, vabbè, ovviamente il lamento sulla grandezza scomparsa della città. Però a questo punto apre una parentesi e ci mette una sfilza di identificazioni di edifici che non sono più quelle vecchie che si trovavano fino ad allora, praticamente un momento prima, in libri come appunto i Mirabilia Urbis Romae, che hanno servito per tutto il Medioevo come guida ai pellegrini che venivano a Roma, ma sono sue scoperte personali in base soprattutto ai resti e alle iscrizioni che lui copiava. E volevo farvi leggere poche righe del capitolo di Mirabilia,
e poi confrontarlo con alcune righe. Per esempio, i cavalli di marmo in Roma, perché i mirabilia sono fatti per categorie, i teatri, gli acquedotti, le mura, eccetera. Vi do la traduzione, è anche un latino un po' curioso quello di mirabilia, comunque, semplice. Ascolta ora perché furono fatti i cavalli di marmo e perché furono fatti nudi. Beh, i cavalli, insomma. E anche gli uomini furono fatti nudi. E che cosa annunciano? E perché dinanzi ai cavalli siede una donna circondata di serpenti e con una vasca dinanzi a sé? Sta parlando del Quirinale, chiaramente. Al tempo dell'imperatore Tiberio vennero a Roma due giovani filosofi, Prassitele e Fidia. L'imperatore, sapendo che erano assai sapienti, li tenne cari nel suo palazzo e disse loro: perché andate nudi? Insomma, chiaramente la fontana e gli oscoli del Quirinale. E quelli rispondendo dissero: perché tutte le cose non sono per noi senza veli e manifeste, e di nessun conto teniamo il mondo. Per questo andiamo nudi e non possediamo niente. Perciò ne fanno un'interpretazione pauperistica, francescana. Perciò, imperatore e signore, qualunque cosa di giorno o di notte tu avrai pensato nella tua camera durante la nostra assenza, te la diremo fino all'ultima parola. E quelli rispondendo dissero: non chiediamo denaro, ma un monumento in cambio. Il giorno seguente riferirono per filo e per segno all'imperatore tutto quello che gli aveva pensato in quella notte. Leggevano il pensiero. Per questo l'imperatore fece loro il predetto promesso monumento, così come avevano chiesto: cavalli nudi che premono la terra, cioè i potentissimi principi del secolo che domineranno gli uomini di questo secolo. Verrà poi un re potentissimo che salirà sui cavalli, cioè sulla potenza dei principi di questo secolo. Perciò sono seminuti quelli che stanno vicino ai cavalli con le braccia alzate, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è sono i mirabilia divertenti. Però no, queste le guide turistiche dell'epoca. Leggiamo un passo o due di Poggio Bracciolini. Lasciamo stare l'introduzione. Restano, si alzano sul Campidoglio due file di arcate inserite entro edifici nuovi, tabulari. Essi servono attualmente di deposito di sale, lo sappiamo. C'è scritto in lettere molto antiche e abbastanza rose dal sale: Quintus Lutatius, Quinti Filius, Catulus, consoli, che hanno fatto alzare, si tratta della celebre iscrizione, peraltro perduta, del rifacimento del Campidoglio e del cosiddetto tabulario da parte del console del 78 a.C., Quinto Lutazio Catulo, e che appunto qui ci dà, appunto ci dice: substruzionem et tabularium de suo facundum coeravisse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa iscrizione poi è perduta, e se su questa iscrizione che noi conosciamo, un'altra parziale che è ancora conservata. Quindi lui parte dall'iscrizione e su questo fa il suo commento. Adesso non vorrei, per esempio, quando arriva alla piramide di Gaio Cestio, rimbrotta fortemente Petrarca. Questi nascono tutti da Petrarca, naturalmente. Dunque, a questa si aggiunge, lui parla delle piramidi, e dice: a questa si aggiunge ugualmente la piramide della Porta Ostiensis. Non ne dà un'interpretazione mitica, che è inserita è molto moderna, nelle mura della città, è la famosa tomba di Gaio Cestio, membro del collegio dei sette Puloni, monumento terminato in 330 giorni, infatti, come dice l'iscrizione, ricorda l'iscrizione che c'è incisa. Quindi lui va a vedere l'iscrizione e da lì parte sull'identificazione del monumento. L'epigramma è ancora intatto. E io mi meraviglio tanto più che un erudito come Francesco Petrarca scriva in una delle sue lettere che è la tomba di Remo, Meta Remi. Io credo che, seguendo l'opinione comune, non ha creduto importante di cercare l'epigramma, nascosto forse da vegetazione. E leggendola, i suoi successori, senza dubbio meno sapienti, hanno però mostrato
più scrupoli. Quindi la differenza è questa: un uomo del Medioevo, come tu comprese ancora Petrarca, quando davanti a un monumento in fondo legge ancora i Mirabilia e non si preoccupa di leggere l'iscrizione, mentre Poggio parte dall'iscrizione e continua così e praticamente fa la lista quasi completa di tutti i monumenti di Roma loro visibili che portavano un'iscrizione e quindi erano identificabili, e si ferma lì. Non vuol fare un manuale di topografia, però ci dà una serie di informazioni in parte che conosciamo ma in parte che abbiamo perduto, e lo fa come lo avrebbe fatto un uomo moderno sostanzialmente. Quindi qui è successo in pochi decenni, 30 anni, qualcosa, veramente un rovesciamento, un cambiamento profondo. Da allora in poi, naturalmente, quasi contemporaneo è il primo manuale di topografia romana, La Roma instaurata di Flavio Biondo, e ne seguiranno poi molti altri, naturalmente, fino al Magliano, appunto, che dicevo nel 1544, che rappresenta il punto più avanzato della topografia romana prima del Settecento, praticamente. Ora, prendiamo un altro personaggio, non da poco, Leon Battista Alberti, che era a Roma negli stessi anni. Era una generazione straordinaria, ovviamente. A richiesta di Leon Battista Alberti era anche lui segretario pontificio. Ricordate il celebre quadro del Platina che sta al Vaticano? No, il Platina era un altro. Sono questi grandi studiosi che vengono arruolati dai papi spostati a Roma. E a un certo punto gli amici di Leon Battista Alberti, che sono questi, Flavio Biondo, Poggio Bracciolini, gli chiede di fargli una pianta di Roma. Ora, puoi andare avanti? Ecco, questa era una pianta di Roma intorno al 1400. Cioè, era una serie di monumenti riconoscibili o non riconoscibili, messi un po' a caso entro una cinta muraria, ma vediamo anche la prossima, oppure così. Questo era il meglio che ci si potesse aspettare ancora all'inizio del 400 per una pianta di monumenti di Roma. Vedete, una specie di figurine disposte, le uniche cose riconoscibili sono le mura e il Tevere, ma vedete, rappresentate in modo del tutto schematico. Leon Battista Alberti propone la cosa seguente, che purtroppo non ci è rimasta, ma con questo precorre di secoli e secoli quello che saranno poi le prime piante di Roma zenitali, che appaiono solo alla fine del 600, inizio del 700. E lui, con un metodo straordinario, si chiamerebbe Roma antiqua definita descriptio, definita descriptio urbis Roma. Allora cosa fa? Dice: bisogna rilevare tutti i monumenti di Roma, fare il rilievo. Poi descrive, mettersi sul Campidoglio sempre, no? È interessante che la pianta di Roma, la forma urbis, ha il suo centro nel Campidoglio, anzi nell'Arx, perché lì era l'auraculum, quindi è una forma legata alla visione augurale, ma insomma, quindi sempre il Campidoglio. Dice: centrando nel Campidoglio, fare un cerchio che corrisponda all'orizzonte, quindi a 360 gradi. Questo cerchio, riportato poi su un foglio, va diviso in 48 angoli, 12 per quadrante. Ognuno di essi va a sua volta diviso in 4. E c'è un raggio mobile con centro appunto centrale, quindi che gira, diviso in 50 gradi, a loro volta divisi in 4. E questo, come capite, facendo girare questo affare, rimetteva esattamente in posto, no? Tutti i monumenti che erano stati prima rilevati. Quindi era un modo per fare una pianta di estrema precisione e anche in scala, che non sarà realizzata fino al 700 in realtà. Quindi lui era perfettamente in grado di farla. Non sappiamo, probabilmente non la fece poi alla fine perché richiedeva un grande lavoro, ma le idee teoricamente erano chiarissime. Naturalmente noi neanche tra gli umanisti abbiamo vere e proprie carte attendibili. Vediamo la prossima. Questo è quanto ci possiamo aspettare di meglio. Comunque c'è un grosso progresso. Qui siamo verso la metà del 400, poco dopo la metà.
E vedete che qui grosso modo sono indicate le colline in modo, il Tevere non è più un cerchio ma la forma reale con l'isola Tiberina ben visibile, e poi le colline sono più o meno messe al posto loro con le dimensioni, la posizione approssimativa su cui poi si può. Quindi c'è già una carta che non è una carta precisissima, ma è una carta già che ha fatto enormi progressi rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente. Andiamo avanti. C'è però poi Pirro Ligorio. Pirro Ligorio è un personaggio straordinario che è stato un po', come dire, demonizzato perché si inventò delle iscrizioni false. Il motivo di questo però è un po' come quello della donazione di Costantino alla Chiesa. Cioè, Ligorio era un grande studioso, lui aveva visto tutto quello che era stato scavato a Roma, aveva disegnato tutto quello che c'era da disegnare, quindi però aveva una sorta di horror vacui, aveva l'idea della completezza. E quindi succede quello che vedete. Ci torneremo subito. Pirro Ligorio è quello che contemporaneamente, poco dopo questa villa, costruiva l'altra villa, la Villa d'Este, che è di un decennio e mezzo più tardi, fra il 1560 e il 1570, per Ippolito d'Este. Ne riparlerò subito. Comunque, questa forma, questa pianta di una Roma antica totalmente completa, che fa venire un po' le traveggole, insomma, guardarla, in realtà all'interno ci trovate tutti i monumenti esistenti, in effetti. Però lui aveva riempito anche tutto il resto, ma questo, guardate, è una cosa che non è mai cessata. Se prendete la maquette, il plastico di Roma, va bene, quando è stato fatto da Gismondi ne sapevamo molto di più, ma in realtà di Roma noi conosciamo soltanto o le parti che sono state scavate completamente fuori il Palatino, oppure quelle rappresentate nei frammenti della forma Ubis, e poi isole di conoscenza. Ma l'80-90% del territorio di Roma antica è sconosciuto. Ora, se andate a vedere il plastico di Roma c'è tutto, ma l'80% è di inversione, cioè è esattamente, in un momento diciamo di maggiore conoscenza, ma è esattamente quello che fa Pirro Ligorio e che farà Piranesi e che farà Andrea Carandini nell'Atlante. Aspettavo. Ho dimenticato Canina, vai avanti. Ecco, questo torneremo dopo, è la Rometta di Villa d'Este. No, perché queste cose, vai avanti, questo, vai avanti ancora. Ecco, questo ai Piranesi, quando voleva Piranesi, faceva piante mirabili, perché vedete che intorno avete tutti i frammenti della forma Urbis da lui disegnati, e qui lui ha messo solo quello che c'era. Poi però ha fatto anche piante un po' alla Pirro Ligorio, vediamo la prossima. Ecco, questo sarebbe il Campidoglio di Canina. Guardate, siamo intorno al 1820-1830, non c'è niente che corrisponda alla realtà. Addirittura lui sposta il tempio di Giunone Moneta sul Capitolium e il tempio di Giove Capitolino, vedete, sulla destra, sull'Arx, quindi rovescia addirittura. Poi, se guardate, si riconoscono monumenti, non so se posso ecco, si riconoscono benissimo, ci ha messo le cose reali, perché vedete, ecco, qui vedete il tempio di Saturno, ma questa roba qua dietro non è mai esistita. Vedete il portico dei Consenti, fra l'altro scavato allora, il Tempio di Vespasiano, il Tempio della Concordia, fin qui va tutto bene. Ma questo cos'è? No. E qui, vabbè, c'è il Tabularium che si vedeva, ma questa roba qui? E questo è il Tempio di Giovanni Moneta che sta di qua, e viceversa il Tempio di Giovanni Capitolino lo costruisce abbastanza bene perché si sapeva com'era, ma è un guazzabuglio, tutto compreso analogo a quello di Pirro Ligorio. Non c'è stato un grande progresso fra queste due. Purtroppo non ho l'Atlante di Carandini, per cui non ho rappresentazioni, ma l'idea di Carandini è esattamente la stessa, cioè di fare una pianta totale di Roma esattamente come se lo proponeva Pirro Ligorio. Quindi il risultato è più o meno lo stesso, cioè una cosa scientificamente inutilizzabile, ovviamente. Andiamo avanti, anzi torniamo indietro. Naturalmente la rappresentazione di Roma non è solo una rappresentazione realistica
in pianta. Anche le piante del resto sono simboli alla fine, perché una pianta voi la potete prendere a livello del suolo, la potete prendere a una certa altezza, manca sempre la dimensione dell'altezza, cioè è un aspetto che richiede una notevole astrazione e che spesso messo in mano a studenti anche universitari ci accorgiamo che non lo sanno leggere. Adesso con i navigatori smetteranno di leggere qualsiasi tipo di pianta, ovviamente, perché basta chiedere allo strumento e lui ti dice quello che vuoi sapere, quindi uno non ha nel cervello la forma mentis che gli permettono di leggere bene una pianta, no? Se uno stai in una macchina con il navigatore, segui il navigatore, spesso finisci un burrone tra l'altro, ma cessa di avere schemi mentali che gli permettano di conoscere la realtà esterna attraverso un filtraggio, una scelta di elementi e non un'informazione totale, perché l'informazione totale che danno le banche di dati vanno gestite, se no non siamo, se non c'è dietro già una cultura, le banche dati sono solo cose che ci portano fuori strada, perché non siamo in grado di gestire questa massa di informazioni. La totalità è un sogno positivista che va lasciato da parte. Noi dobbiamo fare delle scelte, magari pure politicamente, ma questo è un altro discorso. Andiamo avanti. Quindi la democrazia diretta del web è un altro sogno pre-aristotelico, insomma, che fa un po' ridere in realtà, perché è un sogno ingenuo. Allora, ci sono altri tipi di rappresentazioni, non resta dietro, vai alla rometta. Cioè sono rappresentazioni totalmente simboliche e quelle che poi vedremo qui sono quelle, sono però non del tutto simboliche, sono rappresentati paesaggi, colline più o meno corrispondenti, con alcuni oggetti, quelli che allora erano disponibili, che permettono di identificarle in forma totalmente simbolica. Quindi questo significa che Roma non è soltanto un fatto, diciamo, noi lo leggiamo attraverso lo sviluppo della scienza, della topografia, dell'archeologia, come un rapporto di carattere scientifico, di comprensione razionale della realtà. Non è solo questo, Roma è un grande modello, diciamo, mirabile modello mentale, insomma, che può servire a tante cose. E allora una di queste cose, vediamo adesso, non so se è dietro o avanti, forse avanti, ecco, fermiamoci qui. Piero Ligorio realizza per Ippolito d'Este la rometta. Questo è un disegno fatto nel 1691, quindi un buon secolo e mezzo dopo, un po' meno dopo la, qui adesso se voi andate a vederla è ridotta malissimo, anche se è stata restaurata recentemente. Questo è invece come si presentava nel 600. C'è stato addirittura qualcuno che ha detto no, ma probabilmente c'è stato qualche intervento seicentesco, in realtà non lo sappiamo. Questa è la visione, diciamo, basta vedere i costumi delle persone e qui si leggono praticamente alcuni elementi che sono, da una parte avete il Tevere, non si vede, ma insomma, eccolo qua, c'è la lupa e c'è da qualche parte anche la statua del Tevere secondo il solito modello, ma insomma qui non si vede. Il Tevere poi è rappresentato, diciamo, nella sua realtà, cioè come un fiume, e al centro l'isola Tiberina. Notate che tutte queste piante, che sono piante non zenitali ma prospettiche, sono prese sempre dal Gianicolo, da ovest o dal Campidoglio, no? Come questa del resto. E allora qui davanti, in una forma che è la stessa, Piero Ligorio ha combinato questa cosetta, cioè ha rappresentato in qualche modo le mura con le porte che ogni tanto emergono, no? E dietro sette sezioni che dovrebbero essere le sette colline. C'è chi come che ha tentato di identificare i monumenti, è una cosa molto difficile e un po' azzardata. Vediamo la prossima. Ecco, no, la precedente, scusa. Ecco, ognuna di queste lettere corrisponderebbe a un colle. Sicuramente è così, perché la visione che noi abbiamo dal Gianicolo comincia dal Quirinale, no? E via via fino all'Aventino. C'è qualche difficoltà però a identificare monumenti, perché poi sono monumenti fatti come li faceva Piero Ligorio. Spesso sceglieva monumenti di cui lui aveva notizia solo da fonti letterarie e quindi li inventava con cupole, cose che in realtà non... Però alcune cose si vedono, chiaramente le colonne. Qui c'è la colonna Traiana sicuramente,
E qui c'è la colonna di Marco Aurelio, per esempio, c'è chiaramente il Pantheon, stranamente fatto con la cupola quadrata. E poi, cercando bene, si potrebbero trovare altre. Ecco il Colosseo, no? Questo che potrebbe essere il Septizonium, ma insomma tutto l'altro sembra più la Roma del 500, del 600 che la Roma antica. Questa abbondanza di cupole a Roma non c'era, soprattutto cupole di questa forma, che non sono cupole antiche. Però è chiaro che qui Iorio non vuole fare una rappresentazione realistica, vuole fare una rappresentazione simbolica. E praticamente si capisce, se si tiene conto, che Ippolito d'Este sperava proprio di diventare Papa, fece di tutto per diventarlo, ma forse proprio esagerò, per cui non riuscì alla fine a diventarlo. Per cui in fondo la Villa d'Este è un po', come dire, la rappresentazione frustrata di questo desiderio inappagato, e forse proprio nella Rometta, almeno così è stato proposto, noi leggiamo qualcosa in questo senso. Dunque, scusate un attimo. Dunque, Marcello Fagiolo, che è quello che ha tentato questa ricostruzione, in un libro sulle rappresentazioni romane di formato gigantesco, ha avuto difficoltà terribili per infilarlo per scannerizzarlo, per usare un termine che mi fa un po' paura, ma insomma non ne ho trovate altri, perché proprio non entrava. Comunque alla fine ci sono riuscito, forzando un po'. Allora, dicevo, tra il 1565 e il 1570 Pino Ligorio è al servizio di Ippolito d'Este. Ora, se voi vi ricordate, la Rometta è alla fine di un lungo viale, il viale delle 100 fontane, no? È stata adesso per fortuna restaurata Villa d'Este, che finisce in una grandiosa fontana in fondo, da dove arrivano le acque dell'Aniene, tra l'altro. Quindi quello è l'Aniene, è il punto da cui arriva l'Aniene, e quindi l'affluente del Tevere. Quindi comincia con le sorgenti dell'Aniene, lo svolgimento è l'Aniene, e alla fine l'Aniene si getta nel Tevere, cioè nella Rometta. E tutto questo è simbolo, in qualche modo, di appropriazione di Roma antica, ma forse nel pensiero di Ippolito d'Este anche di Roma moderna. Cioè, e c'è una legge, questo potrebbe sembrare un'interpretazione moderna un po' azzardata. Per fortuna c'è un signore francese, adesso lo trovo, che si chiama Nicolas Audebert, che arriva alla villa nel 1576, quindi 15 anni dopo, e probabilmente era ancora in grado di avere dalla viva voce delle persone viventi informazioni sul significato della villa. Io non vi leggo il testo, vi do un succo. Lui dice che in precedenza, io non ho potuto controllare se è vero, ma è probabile sia vero, Ippolito si era voluto costruire a Roma un gigantesco palazzo, per di più fortificato. E Pio V si preoccupa, conoscendo poi il personaggio, e gli proibisce di costruirlo. Allora lui risponde che se non poteva avere un castello a Roma, vabbè, voleva avere Roma nel suo castello. A me pare, rimproverato anche per questo, rispose anche l'improntitudine, cioè di parlare al Papa in questo modo, lui sentiva Papa in nuce chiaramente, rispose che aveva rinunciato a Roma, ma a Tivoli era il principe e faceva quello che gli pareva. Quindi, se questo è vero, e credo che siamo davanti a un testimone quasi contemporaneo, beh, l'idea di fare, visto che non poteva fare un castello a Roma, di farsi Roma nel suo castello, insomma, corrisponde abbastanza bene a questo che vediamo. Quindi vedete che l'immagine di Roma ha un significato che travalica largamente poi l'aspetto, come dire, anche umanistico, scientifico, topografico, ha un valore immaginario e di simbolo, di forza, di potenza, di impero, che viene utilizzato proprio per questo. Allora, quando noi arriviamo qui e vediamo una sala, no, in cui ci sono i sette colli di Roma e l'ottavo è Villa Giulia, fatto da Papa, siamo in questo ordine di
siamo nello stesso periodo, siamo nello stesso ordine di idee. Cioè il Papa si assimila sostanzialmente ai grandi personaggi di Roma antica e si crea addirittura un ottavo colle. Voglio dire che non c'è dubbio che questa forma simbolica rifletta, come dire, l'idea di un potere che come dire, è assoluto e si impone agli altri anche attraverso mediazioni simboliche, ma il potere è spesso simbolico, cioè il simbolo del potere secondo me è quella, è quello di un capufficio che sta in una grande stanza da capufficio, dietro un grande tavolo da capufficio, con una poltrona da capufficio, e quando voi entrate per chiedere un aumento di stipendio e vi trovate sull'asse davanti a questa cattedra che è sull'asse, dovete percorrere questo sentiero e vi sentite sempre più piccoli avanzando, e poi naturalmente il capufficio sta telefonando e vi fa aspettare un quarto d'ora. Poi alla fine abbassa e dice: che c'è? Non ho niente, volevo salutarla. Insomma. Cioè, voglio dire, questa forma simbolica del potere è visibile in tutta l'architettura, specialmente l'architettura. Pensate a Versailles, cioè più segno del potere del palazzo di Versailles, dei giardini di Versailles, io credo che non ci sia. E quello è l'assolutismo monarchico del XVIII secolo. Non a caso tutti i sovrani d'Europa si sono fatti una piccola, una grande Versailles. In Polonia, in Russia, a Leningrado ce ne stanno tre, addirittura quelli che avevano soldi hanno esagerato, ma anche i re di Napoli. Non c'era solo Caserta, c'era Portici, c'era Capodimonte, eccetera. E tutto questo, come dire, serve a imporre una visione del potere che spesso non ha neanche bisogno di essere praticato con la violenza, con la forza, si impone proprio come simbolo. Roma è un simbolo che ha sempre funzionato benissimo come segno del potere, specialmente in quel periodo. Io non vorrei trattenervi ancora troppo più a lungo, volevo soltanto ricordarvi che la Villa Giulia non è quella solo che vedete, ma comprendeva un amplissimo parco intorno, aveva dimensioni eccezionali anche per una villa di un papa. Dimensioni che non credo che fossero raggiunte in quel periodo da nessun'altra, almeno a Roma. Poi fuori Roma naturalmente Villa d'Este, ma soprattutto il Palazzo di Caprarola hanno questo aspetto. Comunque anche queste sono tutte regge di papi, quindi di sovrani, nel caso di Caprarola ovviamente Paolo III, oppure di candidati papi, anche quando, e quindi in un certo senso la costruzione di un palazzo come di un complesso come Villa d'Este era mettere i piedi nel piatto, cioè a presupporre, predisporre un qualcosa che già da solo poteva alludere a questo potere, che poi in questo caso non venne, ma in altri casi venne. Qui potremmo fare la lista dei grandi parchi papali del XVI secolo, insomma, per esempio quello di Sisto V, che è completamente scomparso, ma come sapete si trovava tra Santa Maria Maggiore e l'attuale stazione, la Villa Peretti, e per questo la tomba del Papa sta in una delle cappelle di Santa Maria Maggiore, che è un prolungamento della sua villa. C'è stata una bellissima mostra molti anni fa a Palazzo Venezia con una ricostruzione di Villa Peretti che era immensa e che è stata lottizzata in modo tragico, poi via via, ed è totalmente scomparsa sotto il quartiere moderno. Santa Maria Maggiore si è salvata, ma insomma era ovvio anche, con dispersione di statue, perché sarebbe stato molto interessante confrontare la visione del potere che ha un Papa del pieno rinascimento del manierismo e quello che ha un Papa della Controriforma, che è notevolmente diverso. Ecco, purtroppo dobbiamo limitarci agli obelischi. Grazie. Avete avuto un antipasto davvero straordinario di quello che vi aspetta nelle prossime conferenze. E
Avrei qualche riflessione, il tempo purtroppo ci impedisce di andare sopra, ne approfitteremo a partire dalla prossima, sarà molto più breve, dovremmo superare il problema dell'affluenza, insomma avrete familiarizzato con il luogo. Due riflessioni a complemento di quanto ha detto il professor Coarelli. Tra i segretari apostolici ve n'è uno di cui abbiamo parlato a lungo durante i nostri cicli di conferenze sugli Etruschi senza mistero, cui si devono molti dei presunti misteri degli Etruschi e che non è stato citato oggi giustamente dal professor Coarelli perché è tra gli inventori di storia e della tradizione, Annio da Viterbo, sul finire del 400, quando costruendo scoperte archeologiche e iscrizioni ha trovato modo di far carriera all'interno dei palazzi apostolici. All'epoca accadeva, ma diciamo è possibile anche che nell'attualità qualcosa del genere accada. Questo per ricollegare quanto avete ascoltato oggi con tante cose di cui abbiamo parlato in merito al tema e al problema della fortuna dell'antico, delle sopravvivenze, delle contaminazioni, delle manipolazioni ideologiche cui il nostro passato si presta, in modo che emerga un ciclo di conferenze, un insieme di opportunità di conoscenza in cui i vari aspetti della cultura non sembrino slegati fra di loro, ma compongano un mosaico che diventa più chiaro ogni volta che ci allontaniamo e ci avviciniamo nella prospettiva di osservazione. Lo scopo di questo ciclo e di quanto facciamo e cercheremo di fare in questa sede è proprio questo: farvi apprezzare, assaporare la cultura in modo che ogni sua componente ne richiami qualcun'altra, come avete potuto oggi apprezzare in questa che è una introduzione ad un ciclo che riserverà molte sorprese e che sono sicuro vi appassionerà.